noi con la nostra azione di sabato scorso a Milano, durante la settimana della moda, abbiamo inteso proprio sensibilizzare le persone sulla violenza che subiscono gli animali che sono attualmente purtroppo ancora reclusi nei cosiddetti allevamenti per la produzione di pellicce. Noi crediamo che nel 2018 sia assolutamente inaccettabile che venga sacrificata la vita di esseri innocenti e senzienti come sono i visoni, gli ermellini, i cincillà, eccetera, per la vanità di qualcuno. Questo è un argomento inaccettabile per noi nel terzo millennio, ma di fatto è inaccettabile comunque a prescindere, perché la vita di qualcun altro va assolutamente rispettata. Le pellicce ormai sono fuori moda e per fortuna diciamo il trend anche degli stessi allevamenti è in forte calo. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a una diminuzione paurosa degli allevamenti da pelliccia, ma ancora non basta. Perché fino a che ci saranno degli occhi che sono costretti a vivere dentro una gabbia, sono costretti a una non vita, sono costretti a patire le sofferenze inenarrabili alle quali vengono sottoposti questi animali. Noi sappiamo che abbiamo fatto, diciamo, delle investigazioni, abbiamo assistito a delle irruzioni dentro gli allevamenti di pelliccia e gli animali sono sottoposti a delle violenze inenarrabili che chiunque dovesse assistere a quel tipo di violenza non può non rimanere colpito, non può non rimanere scioccato. Quindi la nostra azione a Milano è stata soprattutto per questo, per dare voce a queste creature. Noi abbiamo bloccato la sfilata che si è tenuta alle ore 15 a Milano in Viale Umbria, noi animalisti italiani Onlus da Roma, eravamo una 50ina di attivisti da tutta Italia, la sede degli animalisti italiani è a Roma, ma sono venuti attivisti dalla Spezia, da Genova, da Perugia, da Napoli. E con la nostra azione abbiamo cercato di dare voce a queste creature. Ecco, questa era la nostra intenzione e, diciamo, visto poi il rimbalzo mediatico che ha avuto l'azione, speriamo almeno di aver svegliato un attimo le coscienze dormienti di molte persone.